signora Filadelfia. Ringrazio tutti voi, l'unità pastorale di Monticello che fa il Salento, tutti i volontari, il servizio medico con l'ambulanza, grazie davvero, perché con grande spirito di servizio vi state adoperando con tutte le vostre forze per la buona riuscita dell'incontro. Grazie, perché siete un esempio per tutti noi, specialmente per i ragazzi più giovani. Ringrazio di cuore Roland e Melinda, i figli del Divino Amore, perché oggi sono qui con noi per condividere alcune preziose testimonianze e per donarci i loro canti che sono espressione dell'armonia di Dio. Ringrazio Chiara e i suoi genitori per la testimonianza di vita che regaleranno a tutti noi. Ancora una volta ci ricorderemo come Dio ci ama, come Dio non ci lascia mai soli e che specialmente nei momenti più bui ci prende in braccio e ci guida. Un caro saluto va a Madre Rosaria, fondatrice dei figli del Divino Amore, che oggi purtroppo non può essere qui con noi. Che Dio e la Madonna la guidino sempre lungo tutto il suo cammino, la proteggano e faccia sì che i semi sparsi da lei portino ovunque frutti buoni e abbondanti. Ringrazio tutti i sacerdoti, i diaconi, poiché voi, che siete i figli prediletti di Maria, ci guiderete oggi attraverso la preghiera a Dio Padre. Cari amici, possa questo pomeriggio di preghiera, dell'ascolto del silenzio e dei respiri, medicare le vostre ferite, spezzare delle catene, far brillare una luce, dare forza a chi è stanco, donarvi l'energia per testimoniare Cristo nella vita, affinché possiate diventare nel mondo luce e sostegno per tutti. Un pensiero e una preghiera va ai nostri malati, agli anziani, ai bambini, alle persone sole, alle famiglie, alle persone sole e disperate. Non sono soli, cercheremo con le nostre preghiere di dare un apporto a questa solitudine. Grazie, che Dio ci benedica. Di cui c'è
sempre più verso il tuo nemico,
ma ti ringraziamo perché ci doni la grazia del sacramento, il tuo perdono. Qualcuno dice: che cosa sono le preghiere di liberazione? Perché noi non possiamo averle qui? Ma abbiamo tutti il dono grande della liberazione. Ogni volta che a cuore aperto chiediamo a Dio: liberami, Signore, in ogni santa messa diciamo il Padre nostro: allontanaci dal male, Signore, liberaci da ogni peccato. Lo diciamo in tutte le messe: liberaci da ogni male. Ogni messa è una forza straordinaria, una potenza grande che libera. Noi dobbiamo solo mettere il cuore nelle mani del Signore, e la messa più insignificante e la chiesetta più piccola diventa il luogo della potenza di Dio. E poi vogliamo chiedere pace, come Maria desidera per tutti i popoli. Siamo qui a invocare pace per i nostri cuori, per le nostre sofferenze, per le nostre ferite, ma sarebbe poco chiedere la pace solo per noi. E allora, Signore, dona la pace a tutti i nostri fratelli che davvero soffrono e che non sanno dove chiedere aiuto, dai bambini che sono maltrattati male, alle coppie che non riescono ad avere la pace e che cercano altrove altre soluzioni, ai popoli interi che vedono nella soluzione delle armi una strada che non può portare verso il bene, e loro si illudono di risolvere con la violenza e con la guerra ciò che è per loro magari motivo di sofferenza. Dona la pace, Signore, a tutti coloro che non hanno ancora conosciuto il tuo amore. Dona la pace al mondo intero. Ti ricordiamo anche in questa nostra messa il Papa. Il nostro Santo Papa, che porta la croce più grande, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, tutti i battezzati e tutti gli uomini di buona volontà. Sostieni tutti, Signore, perché il tuo regno possa passare attraverso le piccole mani di ogni uomo e diventare il regno di Dio. Ricordati delle famiglie, dei giovani, che siano i luoghi dove tu abiti stabilmente. Ricordati degli ammalati e dei poveri. Sono coloro che confortano la tua passione per il mondo intero. E infine, Signore, lascia che ti ricordiamo tutti i nostri cari defunti. Vorrei affidare al Signore, in modo particolare in questa santa messa, il nostro carissimo Davide, e poi un grazie grande per Antonio Marchioli, un uomo che ha saputo seminare il regno di Dio nella nostra parrocchia e che il suo frutto è ancora vivo in mezzo a noi. Signore, da queste due vite che tu hai colto nella nostra parrocchia
insieme a tante altre che abbiamo salutato in questi ultimi mesi, dona grazie su grazie.